Poracci, bentornati. Nonostante il silenzio assordante di Nintendo riguardo al futuro di Switch, l'utenza proprio non vuole arrendersi e in questi ultimi giorni sono affiorati tantissimi rumor a proposito di un eventuale Direct di luglio e del suo contenuto. Vorrei passare in rassegna insieme a voi alcuni dei più interessanti e capire se si tratti di semplici speculazioni oppure se possiamo ricavarne qualche utile anticipazione. Prima di iniziare a sognare a occhi aperti, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo subito dalla data, è palese ormai che i piani di Nintendo, così come di ogni altra azienda, siano stati scombinati dalla pandemia e dopo l'uscita di Paper Mario e Origami King, non è così assurdo pensare che l'azienda di Kyoto decida di svelare i suoi piani per i prossimi mesi, se non proprio nella forma di un Direct, magari con un mini a sorpresa, come è avvenuto a marzo, oppure con una serie di trailer pubblicati senza preavviso. La settimana più probabile è quella del 20 luglio, in cui tra l'altro avverrà anche l'Inside Xbox dedicato ai titoli first party di Series X, previsto per il 23. A rinforzare il rumor che possano trattarsi di 7 giorni densi di avvenimenti è l'utente Kelios su Twitter, che in risposta a Jeff Grubb e alla sua lista degli eventi rimandati a causa del coronavirus, ha ricordato di non dimenticarsi del Direct di luglio. Kelios ha uno storico di tutto rispetto alle spalle ed è stato uno dei primi ad avanzare l'ipotesi di un Direct a marzo, che poi si è rivelato essere il mini. Ma cosa potrebbe mostrare Nintendo in un eventuale Direct? Prendiamo come riferimento questa raccolta di indiscrezioni postata dall'utente Twitter Marco Maro. Parliamo di un insider, o presunto tale, che non sempre ci ha preso con le sue previsioni, quindi l'idea è di utilizzare questi tweet come base per discutere di eventuali reveal, piuttosto che come leak sicuri al 100%. Anche Marco Maro conferma la finestra temporale degli annunci da parte di Nintendo inserendola tra la fine del terzo quadrimestre del 2020 e l'inizio del quarto, quindi più verso settembre-ottobre piuttosto che luglio-agosto. Oltre a Paper Mario, Intelligent System sarebbe al lavoro su altri due giochi previsti per il 2021, rumor abbastanza inaspettato e non è semplicissimo immaginare a cosa possa fare riferimento, soprattutto con il nuovo RPG di Mario alle porte e Fire Emblem Three Houses uscito da solo un anno. Potrebbe trattarsi di una collection di questa serie, magari con alcuni capitoli storici della serie mai usciti all'infuori del Giappone, oppure del ritorno della serie di WarioWare. Due produzioni che sicuramente potrebbero essere portate avanti in parallelo e non è così irrealistico immaginarle per il 2021. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti secondo voi a cosa sta lavorando Intelligent System. Andando avanti, Marco Maro ci fa sapere che No More Heroes 3 verrà spostato al 2021 e che ci sarà una collection dei primi due episodi. Visto che non si sa ancora praticamente nulla del terzo capitolo della serie di Suda 51, a questo punto direi che è probabilissimo uno slittamento di qualche mese rispetto all'uscita prevista per il 2020 e una raccolta dei primi due episodi è quasi un passo naturale per introdurre i giocatori allo strampalato universo di Travis Touchdown, quindi per me è uno scenario più che plausibile. Storia diversa per l'affermazione che vorrebbe Metroid aprire il 2021. Con Retro Studios in alto mare, secondo me dobbiamo metterci il cuore in pace e rassegnarci al fatto che non vedremo il ritorno di Prime, tanto del quarto capitolo quanto della collection, ancora per molto tempo. Certo, si vocifera di un possibile nuovo Metroid in 2D, magari un remake come è stato fatto con l'ottimo Samus Returns, ma sul serio, ormai sono stanco di sperare in un gioco dedicato a Samus. Staremo a vedere, ma fossi in voi manterrei basse le aspettative. Pokémon Snap avrebbe una data provvisoria pensata per il 20 novembre, probabilissimo contando che, anche se il gioco è ancora lontano dalle fasi definitive dello sviluppo, non credo che quella di Snap sia una produzione che richieda tanto tempo. Certo, se venisse confermata la data, i giocatori di tutto il mondo si troverebbero davanti a un'ardua decisione, Snap il 20 o Cyberpunk 2077 il giorno prima. Voi cosa scegliereste? E si torna a parlare anche di Pikmin, un altro dei brand misteriosamente scomparsi dal catalogo Nintendo. A quanto pare, la remastered del terzo capitolo uscito su Wii U sarebbe già dovuta essere stata annunciata da tempo, ma avendo perso l'occasione, a questo punto Nintendo starebbe pensando, secondo Marco Maro, di presentarla insieme ad altre sorprese relative al mondo Pikmin. Che sia giunto il momento di presentare il quarto episodio? A quanto pare il titolo sta impegnando parecchio Miyamoto, tanto da ricominciare lo sviluppo da zero. Anche qui non mi sembra un'idea così campata in aria e un remake remaster del terzo capitolo lo do per scontato e spero che Pikmin torni al più presto su Switch.
basta che non si tratti di Hey Pikmin, uno spin-off veramente deludente. Si prosegue con un agosto privo di uscite fisiche, scenario ormai tristemente realistico, con una Nintendo pronta a ripartire in quinta dall'11 settembre. Parte l'anniversario abbastanza infelice per ripartire aggressivi, mi aspetto un ultimo quarto dell'anno denso di uscite di peso, e infatti riaffiora il rumor che questo compito sarà affidato a un gioco di Mario. Che si tratti del porting di 3D World della Wii U o della tanto agognata collection di Mario in 3D, questo è impossibile da dire, ma io un ritorno dell'idraulico baffuto lo do praticamente per scontato. Inoltre, secondo Marco Maro, tutti gli annunci pensati per il 2021 che sarebbero dovuti essere svelati durante l'E3 potrebbero essere riproposti a settembre, magari in un nuovo Direct, proprio come è successo l'anno scorso. È un'ipotesi molto allettante, ma avere due Direct a distanza così ravvicinata mi sembra praticamente un sogno, e se proprio dovessi decidere, preferirei di gran lunga qualcosa adesso a luglio piuttosto che a settembre. Immancabile anche la frecciatina The Legend of Zelda, che dovrebbe palesarsi in qualche modo prima della fine dell'estate. Che dire, poracci, per me è molto difficile che si tratti del seguito di Breath of the Wild, e a questo punto mi aspetterei più qualche notizia su un eventuale remastered di Skyward Sword, o magari un porting remake in grande stile di Minish Cap o qualche altro Zelda 2D ingiustamente dimenticato. Si chiude poi con un'ottima previsione per gli amanti dei JRPG, con Bravely Default 2 previsto per fine settembre. Visto lo stadio avanzato della demo presentata qualche mese fa, come data non mi sembra così irrealistica, e seppur non stia aspettando con molto entusiasmo il gioco, si tratta di un'uscita che può avere il suo peso tra gli appassionati del genere, soprattutto per il pubblico nipponico. Insomma, poracci, non si tratta di notizie certe, ma secondo me è importante fare il punto della situazione per rendersi conto che Switch è una console tutt'altro che morta, e nonostante il futuro per questo 2020 non sia così roseo, in realtà Nintendo ha tra le mani un potenziale enorme. Sperando che arrivino al più presto conferme ufficiali, magari nella forma di un Direct, io vi aspetto nei commenti per sapere se vi aspettate qualcosa da questo luglio post Paper Mario. Intanto, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le poro notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, rumor, leak, spoiler. Ciao!